Per quanto riguarda i metri usati da Plauto, erano diversi a seconda se si trattava delle parti dialogate o delle parti cantate, e quindi anche questa diversità di metro serviva a rafforzare la divisione in parti. I metri principali usati da Plauto sono quelli che già avevano usato Livio Andronico e Nevio, e cioè il senario giammico e il settenario trocaico. Nei Cantica, però, Plauto utilizzava anche un'altra gran quantità di altri metri, per cui si è parlato per la metrica plautina di innumerevoli ritmi. Le commedie di Plauto ci sono state tramandate in ordine quasi alfabetico, fatto eccezione per le Bacchides, che sono collocate dopo l'Epidicus, in quanto in esse si fa riferimento proprio all'Epidicus, che quindi dovrebbe essere precedente. Questo ordine con cui ci sono state tramandate ci fa capire che nemmeno gli antichi sapevano la datazione esatta delle singole commedie. In quest'ordine sono state ricopiate anche durante il Medioevo. E perciò non è un caso che l'unica commedia che si presenta mutila e piena di lacune è la Vidularia, che per il suo titolo occupa nei manoscritti l'ultimo posto e quindi ha subito i danni tipici di tutte le parti esterne di un manoscritto, cioè l'inizio o la fine. Solo alcune commedie contengono qualche riferimento cronologico, come la Cistellaria, in cui si fa riferimento alla fase conclusiva della Seconda Guerra Punica, cioè al 204-203 a.C. E nella Casina invece si fa riferimento alla repressione dei baccanali e quindi siamo certi che si parli dell'anno 186 a.C. Vediamo adesso quali sono queste commedie. Ovviamente non possiamo parlare nel dettaglio di tutte e più che altro faremo un riassunto generico per tipologie. Infatti, a seconda delle trame si possono suddividere in 5 gruppi. Il primo gruppo è quello delle commedie della beffa, nelle quali c'è un giovane protagonista che ha bisogno di soldi per fare la bella vita oppure per riscattare la prostituta di cui si è innamorato dal suo protettore, il Lenone. Ed è il giovane schiavo del protagonista che si fa carico di risolvere la situazione, procurandosi i soldi necessari e a volte qualche cosa in più anche per sé, con una serie di furberie e di inganni che hanno come vittima il padre del ragazzo, che fa la figura del rimbambito, oppure il Lenone. Di solito alla fine il padre perdona il figlio. Ci sono alcune varianti, ad esempio nel persa, tradotto il persiano, è lo schiavo che si innamora e riscatta la donna amata. Nel finale del Curculio e dell'Epidicus è presente anche il tema dell'agnizione, cioè del riconoscimento, che è tipico delle commedie romanzesche che vedremo dopo. Nelle Bacchides, tradotto le Bacchidi, al tema della beffa si aggiunge anche il tema dell'equivoco generato dallo scambio di persona. Brevemente raccontiamo la trama. Il giovane Mnesiloco, partito per affari, incarica l'amico Pistoclero di ritrovare la prostituta Bacchide di cui è innamorato. L'amico assolve il compito, ma si innamora dell'omonima sorella di Bacchide. E l'omonimia genera un equivoco fra i due amici, e così Mnesiloco crede che l'amico gli abbia fregato la ragazza. Allora, in un momento di sconforto, restituisce al padre i soldi che lo schiavo Crisalo gli aveva sottratto con l'inganno per il riscatto di Bacchide. Però Crisalo riesce a recuperare i soldi e a sistemare la situazione, e alla fine i due amici, con i loro padri, festeggiano con un banchetto a casa delle due Bacchidi. Poi ci sono le commedie con padre e figlio rivali in amore. Queste prevedono l'arrivo di una bella fanciulla, portata dal figlio, che fa perdere la testa al padre anziano. La comicità in queste commedie è data soprattutto dai comportamenti del padre, che sono ridicoli in quanto cerca in tutti i modi di conquistare la ragazza mettendosi in competizione con il figlio. Le vicende si concludono con il fallimento di tutti i tentativi del padre e le sue intenzioni vengono anche scoperte dalla moglie, che lo riaccoglie in casa sbeffeggiandolo o picchiandolo. Poi abbiamo le commedie romanzesche, che prendono le mosse da una situazione penosa e patetica. Infatti ci sono dei protagonisti liberi di nascita, ma che da anni vivono lontani da casa e sono tenuti in stato di schiavitù, o nel caso siano donne, sono costrette a fare le prostitute, e sono ormai considerati morti dai genitori e dai parenti. La comicità in questi drammi è data da scenette autonome rispetto all'intreccio, come i monologhi o i dialoghi di personaggi minori come schiavi o parassiti. Per
Sono presenti anche elementi tipici di altri gruppi di commedie, come lo scambio di persona, la beffa ai danni delle nonne ad opera dello schiavo. Il felice scioglimento del dramma generalmente avviene con l'agnizione e quindi con il riconoscimento dell'origine libera dei protagonisti, che possono tornare a casa. Le commedie degli equivoci trattano di incontri tra protagonisti identici e quindi dell'inevitabile confusione che la loro somiglianza produce negli altri personaggi. Come nelle commedie romanzesche, lo scioglimento dell'intreccio è data dall'agnizione. Queste due commedie le raccontiamo perché ne vale la pena, che sono molto carine. Anfitrio prende le mosse dalla vicenda mitica della nascita di Ercole, nella quale Anfitrione parte per la guerra e lascia a casa la moglie Alcmena, la quale riceve la visita di Giove, che per stare con lei prende le sembianze del marito. La guerra però dura meno del previsto e al ritorno a casa di Anfitrione, Giove manda Mercurio a fermare l'arrivo in casa di Sosia, che è lo schiavo di Anfitrione. Mercurio prende le sembianze di Sosia e convince il vero Sosia a mettere in dubbio la propria identità. L'equivoco, come se non bastasse, continua fra Alcmena e Anfitrione. Lui desidera un'accoglienza degna di un marito che torna da generale vittorioso, ma lei sostiene che lui sia già tornato la sera precedente. Anfitrione allora comincia a dubitare dell'onore della moglie, ma Giove interviene, risolve l'equivoco e annuncia che Alcmena partorirà due figli, uno del marito e uno suo, che poi sarebbe Ercole. L'altra commedia, I Menecmi, parla di due gemelli che si erano perduti da piccoli. Menecmo I, che è quello che si era smarrito da bambino durante una fiera a Taranto, vive ora ad Epidamno ed è stato adottato, ma sa di essere originario della Sicilia. Si è sposato, ma ha una relazione con l'avida cortigiana Erozia. Un giorno arriva ad Epidamno Menecmo II, il quale era partito dalla Sicilia alla ricerca del gemello. Il suo arrivo ovviamente genera una serie di equivoci comici che coinvolgono Menecmo I, la moglie e la cortigiana, ma soprattutto Spazzola, il parassita di Menecmo I, che a causa degli equivoci perde un pranzo offertogli proprio da Menecmo I e per vendetta rivela a sua moglie la relazione che ha con la cortigiana. Alla fine però i due gemelli si incontrano e si riconoscono e decidono di andare a vivere insieme vicini in Sicilia. L'ultima categoria sono le commedie di carattere, nelle quali è molto importante il personaggio negativo, l'antagonista, che può essere un vecchio avaro, il soldato fanfarone, il lenone spietato o la prostituta avida. Per suscitare la risata, Plauto fa emergere bene quelli che sono i difetti del protagonista negativo, perciò l'avarizia, la vanagloria, l'avidità, e li esaspera in maniera irreale. E perciò questi personaggi alla fine diventano delle caricature, generando appunto il riso. A volte alla base della commedia c'è un inganno ai danni di questo antagonista, organizzato dal protagonista, che invece è appunto il personaggio positivo, come lo schiavo del Miles Gloriosus. E la soluzione dell'intreccio è data proprio da una trovata del protagonista che gioca su un difetto dell'antagonista, per portare a buon fine il suo inganno. Nella prima parte del Miles Gloriosus è presente anche il tema dell'equivoco, utilizzato dallo schiavo per evitare che il soldato scopra le sue trame. Vedremo dopo nel dettaglio questa commedia. Vediamo intanto l'Aulularia, che è molto interessante anche perché è piaciuta nel XVII secolo a Molière, che l'ha riutilizzata per L'avaro, commedia messa in scena nel 1668 al Palazzo Reale di Parigi davanti alla corte di Francia e al Re Sole, cioè Luigi XIV. Aulularia, che in italiano si traduce La pentola o La commedia della pentola, tratta dell'avaro Euclione, che trova in casa una pentola con dentro un tesoro e passa le giornate a custodirla temendo di esserne derubato e sospettando di tutti. Sua figlia Fedra nel frattempo viene violentata dal giovane Liconide e rimane incinta. Lo zio di Liconide, che è anziano e ricco, che si chiama Megadoro, decide di prendere moglie e chiede a Euclione la mano della figlia. Ma siccome Euclione agli occhi di tutti è povero, pur accettando la proposta sospetta che Megadoro sappia della pentola. Durante i preparativi della festa molti cuochi e servi girano per la casa ed Euclione, sempre più spaventata all'idea di essere derubato, decide di nascondere la pentola in un bosco sacro, ma viene seguito da un servo di Liconide, che così gli ruba il tesoro. Quando Fedra dà alla luce il figlio,
mandando a monte il matrimonio con Megadoro, Liconide confessa la violenza e si dichiara pronta a sposarla. Poi Liconide scopre che è stato il suo servo a rubare il tesoro e quindi la commedia si interrompe. Nella parte mancante probabilmente la pentola veniva restituita ad Euclione e Liconide e Fedra si sposavano.